Luchino Visconti sta lavorando, sta preparando il suo ultimo film, Rocco e i suoi fratelli. Veramente ci avevano sconsigliato di venirlo a trovare proprio in questo momento. Infatti, si dice che Luchino Visconti durante il lavoro sia nervoso e intrattabile. Ma si sa che chi crede ardentemente nel proprio lavoro e lo fa con estrema serietà, molto spesso si fa la fama del cattivo carattere o addirittura del fanatico. Ma Andrina Pagnani, Rina Morelli, Lilla Brignone, Paolo Stoppa, Mastroianni, De Lullo, Pier Federici, Pani, Ilario Occhini, tutti quegli attori cioè che Visconti ha portato al successo o addirittura molte volte ha lanciato nel campo artistico, vi potrebbero raccontare serate terribili, serate lunghe, nervose, snervanti, dove i nervi erano tesi fino al limite massimo. Ma vi parleranno anche di queste serate con estrema nostalgia, come di un ricordo bellissimo della loro carriera. Infatti furono proprio quelle serate a preparare il successo. Tutti sanno che Luchino Visconti, con i suoi spettacoli, ha portato il teatro italiano ad un livello europeo. In Francia, quando si parla di neorealismo, si cita un film, cioè Ossessione, Il postino a busta due volte, il primo film di Luchino Visconti. E Ossessione, La terra trema, Senso, bellissima. Le notti bianche hanno tutti una storia difficile da raccontare, la storia di ostacoli da superare, di diffidenze, come del resto capita a tutti i film italiani che contano qualcosa. Cerchiamo di vincere la paura del leggendario nervosismo di Visconti e andiamo a parlare con lui di questo film. 37 prima. Guarda un po' a destra. Guarda in macchina che si vedono gli occhi. Adesso è come se ti chiamassero fuori. Ti tiri su, ti metti a posto il collo, la sciarpa. Hai freddo e ti avvii. Stop! Cos'è sto rumore? Ricci! Chi ha fatto sto rumore? Mazzarella, ma com'è entrato questo qua? Eh? L'hai fatto passare? Chi l'ha fatto passare? Aspetta un momento, siediti, ti faccio il provino e poi parliamo, eh? Benissimo. Battaglia, vieni, facciamo il provino. Ecco, Gianni, cosa deve essere? Non parla. Va bene? Grazie, Battaglia. Ciao. Grazie tanto, eh? Addio, arrivederci. Chiuso. Allora? Allora, io qui ti ho colto proprio in una fase preparatoria, siamo proprio agli inizi, e forse tu avrai già qualche aneddoto, qualche storia da raccontare. Sì, delle storie non ancora, perché il film non è cominciato, comincerà fra un mese. Sarebbe prematuro anticipare delle storie che ne verranno, ma per ora non ce n'è ancora. Come vedi siamo in fase molto preparatoria e sto facendo dei provini ad attori, ancora per la scelta e la distribuzione definitiva del cast. E potrei raccontarti che come tutti i film anche questo ha le sue difficoltà, naturalmente, difficoltà di produzione, per la quale produzione per ora ho trovato Goffredo Lombardo, che è molto, molto imballato per i film, ma sai, tra l'imballamento di un produttore e le esigenze di un regista c'è sempre in mezzo quel mare, vero, che va superato, il costo del film, le difficoltà, eccetera, eccetera, tutte cose che io capisco perfettamente. D'altra parte le mie esigenze sono quelle che devono essere e le esigenze del produttore sono altrettanto importanti e valide. Si spera poi di farle andare d'accordo queste esigenze, allora il film si realizza. Altri episodi non te ne saprei dire, perché per ora siamo proprio, come ripeto, in una fase di preparazione assoluta. Di questa storia veramente non ne sappiamo ancora granché, del soggetto del film. Sì, io sono un po' restio a anticipare la storia, però se ti posso dire è una storia alla quale tengo molto, perché è un soggetto mio, è un vecchio sogno che io avevo, quello di realizzare un film a Milano, che è la mia città, ed è secondo me un problema, uno dei problemi sociali importantissimi italiani, cioè il rapporto tra nord e sud in Italia, cioè la convivenza di gente del sud o di gente del nord al sud o di gente del sud al nord. In questo caso è una famiglia di meridionali, di lucani, che va a vivere a Milano, cioè che va a cercare a Milano la possibilità di miglioramento della vita, di progresso, eccetera, eccetera. Bene, io sono venuto qui adesso a trovarti durante la lavorazione, ma come sai questo era un pretesto. Ah, questo è un pretesto soltanto, invece per me è la cosa più importante. La cosa più importante, lo so. Sì, pretesto per
un discorso un po' più largo per parlare con te di teatro, soprattutto. Ah, tu vieni a vedermi lavorare in uno studio cinematografico per parlare di teatro? Certamente, sono venuto molte volte a trovarti a teatro, ma per un incontro veramente avevo un po' più paura che non per il cinema, perché so che nel teatro forse alle volte sei anche un po' più nervoso che non nel cinema. Comunque, come vedi, sono riuscita a superare questo timore e quindi adesso possiamo uscire e parlare un po' di teatro e di tante altre cose. Ecco qua, ti piace questo angolo di Roma? Mi pare una bellezza straordinaria, guarda il Tevere e poi tutte queste attrezzature sportive, l'Olimpico. Ecco, e così tu mi hai portato proprio in un angolo di Roma, da dove si possono vedere le attrezzature sportive, i campi sportivi. Questo forse perché nel tuo film si parlerà anche di sport, ci sarà molto l'ambiente sportivo. Sì, infatti si parla di pugilato soprattutto, no? È un film sul pugilato, o quasi sul pugilato, insomma. Si vede che sono venuto qui istintivamente. Senti, adesso questo campo sportivo così mi fa ricordare che tu hai iniziato, tra le tue tante esperienze c'è stata anche quella sportiva. Infatti tu sei stato addirittura allevatore di cavalli, prima ancora di essere aiuto di Renoir. Infatti, sì, per 7 anni io ho svolto l'attività di allevatore e allenatore. E ho vissuto sui campi di corsa e nelle scuderie di cavalli da corsa per 7 anni, come ti dicevo. Ed è un'attività molto importante, molto interessante e soprattutto che ti fa fare un'esperienza capitale proprio per la tua vita. Dunque, le difficoltà che ci sono nel cinema, di cui abbiamo accennato prima, grazie, ci sono anche nel teatro e tu ne hai affrontate moltissime. Come? Anzi, mi ricordo che nel 1946, quando hai cominciato la tua prima regia in teatro con I parenti terribili di Cocteau, ci fu un grandissimo successo, ma ci furono anche delle grandi perplessità, perché molte compagnie allora si recitava secondo certe convenzioni. È stata come una bomba, è vero, caduta in mezzo a dei pacifici borghesi che tiravano avanti così come erano abituati a tirare avanti. E da quel momento devo dire che le cose si sono modificate in Italia nel modo di creare degli spettacoli, nel modo di recitare degli attori stessi, insomma. Dunque, tu non sarai lontano dal teatro per 2 anni forse, vero? Perché almeno sì, credo, in Italia comunque. Semmai quando riprenderò, credo che riprenderò a Parigi e a Londra, sono dei posti dove ho diverse proposte, devo scegliere, devo decidere. L'unica cosa che farò in Italia, credo, è rimettere in sesto i 2 spettacoli goldoniani, L'Impresario delle Smirne e La Locandiera, per la Morelli Stoppa, che andrà a fare una lunga tournée in Europa. Prima così parlavamo così di un po' di quest'angolo di Roma, ma vedi, Roma effettivamente è stata molto sfruttata in cinema. Anzi direi troppo, insomma, perché si sente proprio una specie di stanchezza ormai, vero? Di certi panorami, di certo sfondo e del dialetto anche, vero? Già, il dialetto che è diventato proprio una maniera. Sì. Mentre invece Milano è ancora abbastanza vergine da questo punto di vista, è come ancora non è stata scoperta. Sì, ma vedi, questo fatto delle città effettivamente è molto importante. Ah, è molto importante, capire, certo. E rivelare al pubblico una città. Sì, sì. E penso a Venezia, che è stata vista da te in modo originale, in Senso, e anche da un altro regista francese, ha fatto una Venezia invernale grigia, cioè da Roger Vadim. Non ho mai visto i film di Vadim, perciò non posso dire. Ecco. Ho capito che ho toccato un tasto, forse non sono stato troppo preciso, ma l'ho fatto carità, a bella posta per provocarti un po' Roger Vadim. Sì, ma non mi provochi, perché ripeto, io non ho visto i film di Vadim, perciò possono essere dei capolavori, ma non li conosco. Però hai visto sicuramente i film che si dice che vengono da Vadim, non come ispirazione artistica. I film della Nouvelle Vague, insomma. Certamente di cui si è tanto parlato. Beh, non è che vengano da Vadim, vedi, i film della Nouvelle Vague secondo me sono il prodotto di gente abbastanza giovane, non sempre giovanissima, ma soprattutto sono il prodotto di gente che ha molto molto visto i capolavori del cinema nelle cineteche, nei cinema de sé, gente che conosce tutto a memoria proprio, i fotogrammi. E purtroppo questo si risente un po' nei loro film, cioè si sentono gli echi dei capolavori di Vigo, di Renoir, eccetera, eccetera, di Stroheim. Ma che io possa dire che nella Nouvelle Vague ci sia una vera originalità, mi pare difficile dirlo. Salvo che per Mal, che mi sembra il più autentico, il più francese, cioè, e René, perché di René conosciamo poi dei documentari molto belli, fatti prima di Hiroshima Mon Amour.
Perciò lì c'è anche un'autenticità, c'è veramente una mano, una personalità. Parliamo invece un po', dato che il discorso è caduto su questo, sulla regia. Naturalmente quando si parla, specialmente in teatro, del regista si fa sempre un solito discorso, anzi si è fatto soprattutto su di te, sì. Cioè il regista che sovrasta l'autore. Visconti che ha coperto con la sua personalità la personalità di uno scrittore. Questo ormai tu sei abituato a queste discussioni, no? Sono 15 anni che me le sento dire, ma non ha nessuna importanza, perché l'importante è che l'intervento del regista serva a misurare, a coordinare un insieme di attori e un gruppo di personalità differenti come sono gli attori in una commedia, e li porti a quel livello che è il livello giusto, che è il livello voluto. Questo non mai a scapito dell'autore, ma anzi sempre servendo l'autore. Ci sono dei casi anche recentissimi, per esempio Figli d'arte di Fabbri, che io credo di aver servito molto degnamente, e lo stesso autore era molto molto grato e molto riconoscente per il lavoro che io ho fatto sulla sua commedia. E così per gli altri, perché io ho sempre visto Williams essere molto contento di quello che io avevo fatto delle sue commedie. Perciò mi pare che poi quando la critica dice questo, lo dice quasi sempre però sui classici, anche perché poi l'autore classico morto da 200 anni non può intervenire e dire no, ha ragione Visconti. Allora evidentemente, certo. Capito? Ma d'altra parte si potrebbe concludere pensando che quando si parlava delle tue regie di Shakespeare, si diceva che tu avevi soffocato Shakespeare, sì. Leggendo il diario di Samuel Pepys del 1600, sì. C'è un certo punto in cui si cita uno spettacolo del Macbeth e l'autore scrive così: ieri ho visto il Macbeth, commedia che mi piace moltissimo perché variata con danze e musiche, quindi anche ma naturale, l'intervento di un direttore, diciamo, certo. Di un regista deve essere un vero intervento, altrimenti è meglio che non ci sia, ti pare? Certo, e allora io ti auguro di continuare a intervenire. Intervenire. Sì, naturale, quando potrò lo interverrò sempre.